21 cose che non sai su Saw 2. Il colpevole della trappola è l'unica persona sdraiata per terra con la faccia in giù, mentre tutti gli altri sono in piedi, esattamente come nel primo capitolo. Saw 2 è stato girato in soli 25 giorni. Il televisore che trasmette i messaggi e gli indizi registrati da Saw è sempre sintonizzato sul canale 3. Tutto il film è stato girato in un edificio unico, ovviamente escludendo le location esterne. Per non svelare il finale del film, quasi tutti gli attori hanno avuto solo le prime pagine del copione. Le ultime 25 vennero date solo agli attori presenti nelle scene finali. La sceneggiatura di Saw 2 viene da un progetto di Darren Lynn Bousman, chiamato The Desperate. Il regista cercò per anni di realizzarne un film, ma tutto ciò che gli arrivava erano porte in faccia, in quanto veniva considerata troppo violenta. Un giorno però la Twisted Picture, dopo aver letto lo script, lo considerò talmente affine alla storia di Saw da usarlo come trama principale per il secondo film, e Bousman venne chiamato a dirigerlo il giorno dopo l'uscita del primo capitolo. Il gas nervino presente nella casa è sarin, e l'antidoto è l'atropina, o la pralidossima. Shawnee Smith, Amanda, era incinta durante le riprese del film e lo tenne segreto a tutti. Lo rivelò solo al regista durante un pranzo. Nel primo Saw, il burattino era comandato da un filo da pesca. In questo secondo capitolo, dato il budget molto più alto, è stato scelto di perfezionarlo, aggiungendo parti meccaniche interne. Nella scena di apertura del film, quando si vede il video, è proprio il regista Darren Lynn Bousman a interpretare l'enigmista che nasconde la chiave nell'occhio di Michael. Parlando della stessa trappola, inizialmente si era pensato di nascondere la chiave dentro la mano di Michael. Lui avrebbe dovuto scavare nella sua carne con l'unico oggetto a sua disposizione, un rasoio. La combinazione della cassaforte non è del tutto svelata, ma sappiamo che corrisponde ai colori dell'arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto, con dei numeri corrispondenti che vanno da 2, un numero indefinito, 16, 11, 9, 25 e 8. Infatti, ciascun numero scritto dietro al collo delle persone ha l'inchiostro di un colore distinto. La corretta sequenza è data dall'ordine, appunto, dei colori dell'arcobaleno. La scena della trappola di Obi prevedeva che il suo nastro si sarebbe dovuto trovare al collo di un pitbull, ma l'idea venne scartata subito, perché sarebbe stata considerata crudeltà verso gli animali. Le siringhe presenti nella piscina sono circa 120.000. A tutte le siringhe è poi stato sostituito l'ago vero con uno in fibra, a cui è stato poi applicato un po' d'acqua e gelatina, uno per uno, tanto che i 4 membri dello staff hanno impiegato ben 4 giorni per riempire la vasca. Amanda avrebbe dovuto addirittura nuotare nelle siringhe, ma questo non fu possibile, perché avrebbe anche richiesto una quantità ancora più enorme di aghi, occupando troppo tempo. Nel film ci sono vari riferimenti a vecchie pellicole. Quando Jigsaw dice all'investigatore Matthews che suo figlio è nell'ultima casa a sinistra, si riferisce appunto all'omonimo film del 1972. Taxi Drive, 1976. La foto del protagonista Travis Bickle appare per un istante tra gli archivi della polizia. Suspiria, 1977. La piscina con le siringhe è un riferimento alla stanza con i rasoi vista appunto nel film di Argento. Opera, 1987. Un altro film di Argento. In entrambi un uomo viene sparato ad un occhio guardando dallo spioncino della porta. Durante le riprese della scena del forno, accidentalmente l'attore che interpreta Obi colpì piuttosto violentemente Glenn Plummer, Jonas, ad un occhio. Infatti sono state interrotte le riprese per mezz'ora. Può essere visto soltanto di spalle nell'inquadratura successiva, per poi essere ripreso davanti mentre si copre con la mano l'occhio dolorante. Nella scena dell'incursione degli agenti SWAT, inizialmente era stato pensato ad una trappola, costituita da delle lame, che avrebbero dovuto scattare tagliando le gambe ad uno degli agenti, ma venne poi scelto di spezzare gli stinchi per ovvi motivi di budget. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto, e se vi va, lasciate un mi piace.